Buongiorno, buongiorno da Onda Digi in apertura. Torniamo a parlare della soppressione dei tribunali minori perché ora il tempo stringe e la regione è disponibile a caricarsi le spese. Un ulteriore summit si è svolto proprio questa mattina alla luce dei possibili scenari che potrebbero aprirsi. Continuiamo la lotta per la salvaguardia dei tribunali minori d'Abruzzo. Chiediamo di rivedere la riforma della geografia giudiziaria. Già nella legge di bilancio sarà possibile inserire la norma con la relativa copertura senza attendere mille proroghe. Per questo chiediamo a parlamentari abruzzesi di adoperarsi e lavorare all'interno dei propri partiti per evitare la chiusura dei presidi di giustizia di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Speriamo di poter risolvere positivamente la vicenda, ha detto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo nella sala Montessori ad Avezzano, un incontro in cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, i parlamentari abruzzesi, i sindaci delle quattro città interessate. Il taglio, ci dicono, aggiunto Marsilio, avviene secondo una logica di carattere economico perché bisogna attuare una politica di risparmio sui costi della giustizia. Per questo abbiamo voluto sollevare dalla discussione questo elemento, facendoci carico delle spese. Se non è una ragione economica, però ci facciano capire qual essa sia. E veniamo all'emergenza da Covid-19 con le prove di assestamento di questo virus irrefrenabile, almeno nell'ultima settimana. Il quadro epidemiologico dell'area Peligno-Sangrina resta particolarmente critico se si considera che il territorio ha messo a referto più volte negli ultimi 7 giorni la metà dei casi provinciali. In totale sono stati 110 i contagi finiti nei registri della ASL dal 15 al 21 novembre, un dato che seppur alto segna comunque un calo rispetto ai 159 della scorsa settimana. Se il virus sta cominciando a rallentare la morsa, si vedrà nei prossimi giorni. Sicuramente il contagio irrefrenabile è rientrato nella maggior parte dei casi nel perimetro del tracciamento ASL, anche se la situazione è tutt'altro che rosea. Nell'ultima settimana a battere il record della quarta ondata sono stati ancora una volta Sulmona e Prato La Peligna. Il capoluogo Peligno è passato dai 198 attuali positivi ai 214, mentre Pratola dai 45 ai 56. Nella cittadina Peligna il balzo è più contenuto, poiché lo screening massivo ha permesso di contenere il contagio dopo il focolaio esploso nell'asilo. Il fronte è sotto controllo nella squadra di calcio. Sulmona sarebbe stata vicina alla soglia di allarme in altri tempi. Anche in città il contagio appare legato ai fronti gestiti dalla ASL. Nel fine settimana, dal 26 al 28 novembre, si ripeterà lo screening di massa che ha finalità di prevenzione. Partecipare diventa fondamentale. In Alto Sangro il virus ha ripreso a circolare con più intensità. Dai 14 casi totali della scorsa settimana si è passati ai 27 di quest'ultima. Lo scenario della pandemia è quindi in piena evoluzione. D'altronde basta dare un'occhiata al numero di tamponi svolti. Solo nel drive-in del Palasport sono stati effettuati circa 1200 tamponi, una cifra da capogiro legata all'alto numero di classi raggiunte da provvedimento da parte dell'ufficio di prevenzione. Si tratta di 24 classi sottoposte a tampone nell'ultima settimana in Valle Peligna, tra Sulmona, Pratola e Raiano. Altre 3 classi sono state isolate ad Ateleta. Controllare il contagio è ancora possibile con screening, prevenzione nel quotidiano e vaccini. Da oggi il centro vaccinale dell'Incoronata mette il turbo, l'inoculazione delle terze dosi seguirà un ritmo ancora più sostenuto. Ne sono state svolte 200 su insomma, circa 250 vaccini somministrati. Ovviamente il centro Abruzzo oggi respira solo grazie alla tregua del lunedì, perché un nuovo caso è stato messo a referto. Si tratta di una donna residente a Pesco Costanzo, però è una calma apparente con i numeri della pandemia che potrebbero rialzarsi già nelle prossime ore quando arriveranno i referti dei 300 tamponi svolti in mattinata. Faremo il punto della situazione come di consueto nelle prossime ore. Sul fronte, da quasi 2 anni, quindi dallo scoppio dell'emergenza pandemica in atto, Pacentro dà l'encomio a tutti gli operatori sanitari dello screening. Vediamo nel nostro servizio. Una targa di encomio per gli operatori sanitari che hanno fornito la propria collaborazione nel corso delle campagne di screening massivo. Il riconoscimento, apprezzato, non affatto scontato, è arrivato dal comune di Pacentro nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Abbiamo deciso di conferire una onorificenza a tutti coloro, operatori sanitari, che ci hanno aiutato e che ci hanno dato un grossissimo contributo per gli screening di massa che abbiamo fatto.
sono dottori, infermieri, operatori sociosanitari. Senza di loro non ce l'avremmo fatta. È stato importante, abbiamo in questo modo cercato di circoscrivere, di mappare subito i contagi, e sicuramente la loro disponibilità è stata fondamentale. A nome di tutta la popolazione di Pacentro li ringraziamo attraverso il conferimento di un encomio ad ognuno di loro. Emozionati ma soddisfatti per il riconoscimento ricevuto, medici, infermieri e operatori hanno sfilato nell'aula consiliare per ritirare la targa donata dall'amministrazione comunale. Un gesto doveroso per gli eroi di tutte le ondate che non si sono mai fermati. Da 2 anni a questa parte stanno operando sul fronte senza soluzione di continuità. Lo screening ha permesso, nei momenti più duri, di isolare i positivi asintomatici, bloccare fronti di contagio random. Sul territorio se ne svolgerà un altro a Sulmona nel fine settimana, le giornate del 26, 27 e 28 novembre, prima del controesodo di dicembre. E ora la cronaca con una notizia alquanto curiosa: fugge da un agriturismo e arriva in strada, un pony è stato investito e ucciso nella notte. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Era probabilmente fuggito da un agriturismo della zona per ritrovarsi in strada nei pressi della multisala Igioland sul territorio comunale di Corfinio. Un cavallo pony è stato investito e ucciso nella notte. L'incidente si è verificato lungo la strada che porta al centro Peligno. A scontrarsi con l'esemplare è stata un'Audi A3 che risulta completamente danneggiata a causa del sinistro. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente della vettura, che è uscito illeso dall'abitacolo. Non è riuscito ad evitare l'impatto con l'animale sbucato improvvisamente sulla strada. La carcassa dell'esemplare sarà quindi analizzata e rimossa secondo i protocolli di riferimento, mentre per i rilievi di rito si è reso necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sulmona. Dalle informazioni raccolte sembrerebbe che il pony possa essere fuggito da una struttura della zona per fare 4 passi lungo la strada di Corfinio. Da lì l'incidente che balza le cronache con un contorno di curiosità. E ora la cronaca giudiziaria: cadde sulla pista di pattinaggio il comune di Scanno citato a giudizio. È stato chiesto un maxi risarcimento da 50.000 euro, ma sentiamo i particolari nel nostro servizio. Cadde sulla pista di pattinaggio di Scanno e dopo 15 anni chiede un maxi risarcimento al comune, quantificato in 50.000 euro circa. Protagonista della vicenda è un 28enne di Napoli che ha citato in giudizio l'ente davanti al tribunale partenopeo per quella caduta rovinosa sul ghiaccio che le avrebbe cagionato un danno biologico permanente alla salute. Era il 2006 quando il giovane si trovava in vacanza nel borgo lacustre e aveva deciso di pattinare sulla pista che si trova in paese. L'incidente di percorso sarebbe stato causato, secondo il giovane, da alcune buche che si erano formate sul ghiaccio, poiché la pista non sarebbe stata ben livellata. Una tesi contestata evidentemente dall'ente comunale, che ha resistito in giudizio e ha dato mandato all'avvocato Giuseppe D'Angelo di far valere le ragioni del comune davanti al tribunale. L'avvocato ha chiesto innanzitutto la prescrizione del diritto reclamato, perché dal 2010 il giovane sarebbe rimasto sostanzialmente inerte. Ha inoltre presentato istanza di differimento della prima udienza per chiamare in garanzia il concessionario della pista, che in forza di apposita convenzione si occupa della manutenzione della struttura. Ai giudici del tribunale il compito di sbrogliare la matassa per accertare cioè se per quella vicenda sussistono o meno delle responsabilità in capo al comune. E a proposito di cronaca giudiziaria, torniamo a parlare delle elezioni comunali a Villalago. Il TAR ha fissato l'udienza per il prossimo 1° dicembre, dopo l'elezione del sindaco per soli 4 voti. E starà fissata per il prossimo 1° dicembre l'udienza davanti al TAR Abruzzo per il ricorso intentato dalla minoranza consiliare del comune di Villalago sull'esito delle ultime elezioni amministrative, che hanno portato alla rielezione a sindaco dell'attuale primo cittadino Fernando Gatta per soli 7 voti. A chiamare in causa i giudici amministrativi, come detto, è stata la lista Progettiamo Villalago, che fa capo al candidato sindaco non eletto Luca Silvani, secondo la quale le 5 schede contestate potrebbero cambiare lo scenario elettorale,
vista la forbice particolarmente risicata che ha riassegnato la fascia tricolore al sindaco Gatta dopo la breve parentesi del commissariamento. Le consultazioni dello scorso 4 ottobre si sono chiuse infatti con 212 preferenze a favore di Gatta, 208 a favore di Silvani. Per i ricorrenti l'attribuzione dei voti andrebbe rivista. L'indicazione del nostro rappresentante di lista è chiara. Per questo abbiamo deciso di chiedere al TAR il riconteggio delle schede in modo tale da fugare ogni dubbio al riguardo, fare definitiva chiarezza. Avevano spiegato la Progettiamo Villalago, mentre il primo cittadino attende con serenità le determinazioni del Tribunale. L'effetto del ricorso può aprire sostanzialmente tre scenari in paese: la conferma del responso delle urne di tutti i voti assegnati, un ribaltone con la proclamazione da parte del giudice di un altro sindaco e il commissariamento del comune in caso di ex aequo. Il ricorso, depositato nelle scorse settimane, sarà quindi discusso il prossimo 1° dicembre. Una cassetta rossa per tutte le donne, la parrocchia di Cristo Re ancora in prima linea contro la violenza, una delle tante iniziative in vista del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Una cassetta rossa per le donne vittime di violenza è l'importante iniziativa promossa dalla parrocchia di Cristo Re che resta in prima linea per la lotta contro la violenza di genere. Dopo l'inaugurazione della panchina nell'area del complesso parrocchiale del Tribunale, la parrocchia lancia un ulteriore segnale per le donne in difficoltà in vista della giornata internazionale in programma il prossimo 25 novembre. La cassetta rossa, che sarà inaugurata e presentata giovedì alle 16, sarà posizionata in chiesa per accogliere le richieste di aiuto e i messaggi delle donne che si sentono sole in questa battaglia. Il materiale sarà ovviamente raccolto e gestito dal gruppo Iscia, istituito dalla parrocchia, composto da una serie di figure professionali che si relazionano con il centro antiviolenza La Libellula. Alle ore 17 verrà poi realizzato un flash mob sulla panchina rossa situata davanti la chiesa. Per concludere alle 18 ci sarà la Santa Messa. È compito di ognuno di noi essere accanto al nostro prossimo. Il sostegno dei più fragili, di chi si trova in difficoltà, passa già dai piccoli grandi gesti come la presenza, scrivono dalla parrocchia. Essere presenti testimonia la volontà di aiutare gli altri. Farlo insieme è ciò che contraddistingue una comunità in cammino verso l'obiettivo grande di un mondo scevro da forme di violenza. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per stare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione. Grazie per aver scelto Onda Rigi, che come di consueto torna questa sera alle ore 20 circa. A tutti buon pomeriggio.